Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere con voi 4 articoli da vendere immediatamente se fate dropshipping o se comunque volete vendere online. Questi 4 prodotti venderanno come matti nelle prossime settimane, quindi resta con me per scoprire quali sono. Se non mi conosci, mi chiamo Daniele, in questo canale parlo di dropshipping e finanza personale. Grazie per guardare i miei video, se non è la prima volta, se è la prima volta, benvenuto. E oggi voglio parlare con te appunto di questi 4 prodotti da vendere immediatamente su eBay, su Amazon o su Shopify, o anche Facebook Marketplace, se proprio vogliamo mettere. Ma comunque sono 4 prodotti che vendono come pazzi in queste settimane e che ti possono far fare un sacco di soldi. Ho già fatto un video del genere un paio di settimane fa, qualche mese scorso, il mese scorso, e ho deciso di farne quindi una rubrica mensile, quindi ogni mese a partire da oggi pubblicherò un video dedicato a una lista di prodotti da vendere durante il mese. Ma non perdiamoci più in chiacchiere. Partiamo subito e scopriamo i prodotti da vendere questo mese. Il primo prodotto si tratta di stendini. È lo stendino classico, orizzontale o verticale, dove stendi i vestiti quando fuori piove. Ovviamente mi sembra scontato il motivo per cui andiamo a vendere questo articolo. Ovviamente ora sta arrivando il periodo delle piogge e quindi le persone avranno bisogno di posti dove stendere i vestiti dentro casa. Vendono tantissimo in questo periodo per tanti motivi. Ogni anno escono stendini sempre più belli. Sì, lo so, è molto strano quello che dico, ma è la verità. Il fatto di venderli, io li vendo già un paio d'anni, e vedo i miglioramenti. Ragazzi, è assurdo come il design, la tecnologia cresce in tutti i prodotti, compreso anche gli stendini, una cosa a cui noi non pensiamo. Comunque sia, gli stendini vendono tantissimo, in queste settimane da qua fino a fine dicembre, inizio gennaio vendono un sacco. Il bello è che quando uno dice stendino pensa al classico stendino da 10 euro, 20 euro che si trova in giro, no? Quelli che abbiamo sempre avuto. In realtà ci sono oggi stendini da 50, 70 euro, rivendita a dettaglio, che sono pazzeschi, sono verticali, hanno diversi stand. Le persone se li comprano, ne comprano tanti, quindi è un prodotto che sta andando. Infatti, si vende così tanto anche perché molte persone a cui si rompe il vecchio stendino o semplicemente gli risulta troppo piccolo comprano questi stendini più moderni e sono ovviamente più grandi, sono più organizzati a livello di design e li vanno a comprare, vanno a spendere anche 50-70 euro. Quindi, ovviamente, quando tu uno stendino di questo lo riesci a comprare a 20 euro, a 15 euro, a 30 euro all'ingrosso da un tuo agente o da un tuo fornitore, è ovvio che ci fai un sacco di soldi. Questo è il primo prodotto, ti consiglio di non lasciartelo sfuggire. Il secondo articolo che ti dico di vendere, mi sembra abbastanza scontato, ma lo riporto, sono gli alberi di Natale, ragazzi. Sta arrivando Natale, la migliore stagione di vendita. E ovviamente, come possiamo non vendere gli alberi di Natale? Alberi di Natale ci sono di tutti i tipi. Io ti consiglio, se devi vendere questo tipo di prodotto, di concentrarti sui prodotti high ticket, cioè prodotti costosi. Quindi alberi di Natale grandi o comunque belli, ben addobbati, un bel design che puoi vendere almeno a 100 euro, 80 euro, 90 euro. Sia che tu venda su eBay, sia che tu venda su Shopify o su Amazon. Questi ovviamente non c'è bisogno di spiegarlo perché vendono tantissimi, quindi vendi alberi di Natale. Mi raccomando, anche mentre siamo qui, di iscriverti al mio canale, mettere like al video se ti piacciono i miei contenuti, perché mi aiuterai a crescere, a farmi conoscere sempre più persone. Inoltre, resta fino alla fine del video perché ho deciso di darti come bonus un quinto oggetto, così. Mentre sto facendo il video mi è venuto in mente un quinto oggetto che volevo condividere con te perché va davvero fortissimo, quindi resta fino alla fine del video. Ma tornando a noi, il terzo oggetto, ragazzi, che vi consiglio di vendere, andiamo nella categoria giocattoli, perché ovviamente i giocattoli ora venderanno tantissimo sotto Natale.
ma ci sono milioni di giocattoli, milioni di tipi di giocattoli. Oggi ti voglio condividere con te un giocattolo, o meglio due giocattoli, quindi in realtà sono sei oggetti che ti sto condividendo, però mi sembra legittimo darti almeno due tipi di giocattoli da vendere. Il primo sono gli accessori di Star Wars. Stanno andando tantissimo quest'anno, già vendono da un paio di settimane, ne ho venduti molti su eBay e stanno andando molto. Ovviamente ragazzi, i prodotti che vi dico non è che sono solo ricerca di mercato o sono solo pensieri miei, sono prodotti che io vendo, non solo quest'anno, che ho venduto tutti gli anni, quindi, perché quando io vi faccio un video sui prodotti io prendo anche storico mio personale di vendite e lo condivido con voi, esperienza personale, dati di vendita personali. Io prendo i prodotti che hanno venduto di più l'anno scorso o comunque periodi simili e li condivido con voi. Quindi accessori di Star Wars, cosa intendo? Spade laser, giocattolo, pupazzi vendono un sacco di Star Wars ragazzi, vendono a fiumi. Se avete la possibilità di trovare un grossista che vi dia i prodotti a basso prezzo, farete una montagna di soldi. O anche se non lo avete, fate il classico dropshipping da altri negozi come Amazon, AliExpress, eccetera, potete comunque fare molti profitti. Il secondo giocattolo di questa serie, di questa categoria di cui stiamo parlando, sono i Lego. Ragazzi, i Lego è una di quelle cose che non morirà mai. Io ho perso il conto di quanti ne ho venduti negli anni. Prima di iniziare a vendere, sinceramente, io avevo anche dimenticato l'esistenza del Lego. Pensavo che fosse una di quelle cose morte, e invece vendono sempre, tutto l'anno. Ma ovviamente a Natale c'è un incremento allucinante. Il Lego è uno di quei giocattoli che vende tutto l'anno, però a Natale vi vende 30 volte in più, tantissimo, perché le persone li comprano per i loro figli, per i loro bambini. Ovviamente escono sempre Lego bellissimi. Ad esempio quello di Harry Potter vende un sacco, ve lo consiglio di non trascurare questo prodotto. Non, davvero, se riuscite a trovare buoni prezzi, sono ottime opportunità. Il quarto prodotto di questa lista, e poi arriviamo al quinto prodotto bonus, sono gli accessori pasticceria. Con accessori pasticceria intendo tutto quello che riguarda la cucina di dolci casalinga. Ovviamente oltre al fatto che ora siamo in una specie di lockdown nazionale nuovamente, ovviamente sotto Natale le persone vanno in ferie o comunque c'è aria natalizia, cominciano a cucinare, cucinano dolci. Questi accessori, quindi accessori da forno, accessori stampini, tutte queste cose vendono sempre. Se vendete su eBay inserite più annunci possibili di questi prodotti. La stessa cosa su Amazon. Se invece vendete su Shopify, il mio personale consiglio è di fare dei set, perché ovviamente si tratta di prodotti non troppo costosi mediamente. Se voi riusciste a fare dei set, quindi vendete prodotti correlati sempre alla pasticceria e fate dei pacchi, dei set preconfezionati, li vendete invece di vendere 10 euro al prodotto, 15 euro, 20 euro al prodotto, vendete 50 euro a set. È un'ottima strategia, perché aumentate il vostro prezzo medio di vendita. Sto parlando di Shopify. Su eBay invece inserite anche gli annunci che costano 10 euro, perché comunque non avete spese di ads, non avete diciamo troppe spese fisse. Stessa cosa su Amazon. Questa è una strategia che potreste usare per questo tipo di articoli. Ora ragazzi, arriviamo al quinto oggetto, che poi in realtà vengono dati già 5, quindi sarebbe il sesto oggetto bonus, ed è sempre un giocattolo, e sto parlando dei dinosauri. Ragazzi, i dinosauri sono la cosa che ho venduto di più in Natale scorso. Cosa intendo con dinosauri? Intendo i pazzi dei dinosauri, T-Rex, gli altri, non ricordo bene i nomi perché non sono mai stato appassionato di dinosauri. Ne ho imparato qualcuno così vendendolo, vedendo un po' la lista, però se voi riuscite a trovare pazzi e dinosauri, li mettete in vendita, vi garantisco che venderanno a fiumi. L'anno scorso ricordo che a dicembre su eBay, grazie a un solo dinosauro, ho fatto
non so, non ricordo, 60 o 70 vendite in una settimana e mezzo, poco prima di Natale. Questo prodotto, tra l'altro, ha venduto ancora durante l'anno ha venduto, ma a Natale le persone sono tipo impazzite per questi dinosauri. Questo è un ottimo prodotto anche per Shopify, secondo me, perché comunque dinosauri, io non intendo dinosauri pazzetti, quelli piccoli da 10 euro, intendo le misure, quelle un po' più grandi, più o meno di questa dimensione, che si vendono a dettaglio a 70, 60 euro, 80 euro. Ricordo che quelle che vendevo io mediamente costava 76 euro, quindi comunque pupazzi di dinosauri costosi. Le persone sotto Natale impazziscono questi pupazzi per i loro bambini piccoli, soprattutto ora, perché se vi ricordate circa un mese fa è uscita una serie cartone animato su Netflix di Jurassic Park, quindi questa qua può anche essere, può fare da traino per questo prodotto. Non trascuratelo, perché è un prodotto dalle alte potenzialità. Ve lo sto condividendo, vi ricordo che tutto quello che vi condivido viene dalle mie esperienze, dai miei dati personali qua in questo computer. Sono dati di vendita, prendo i prodotti più venduti durante le mie stagioni e li condivido con voi. Bene ragazzi, grazie di avermi seguito fino alla fine. Vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale e mettere like, siete sempre bravissimi quando vi iscrivete, ma anche se non vi iscrivete, però se vi iscrivete mi motivate di più a fare video. Grazie a tutti quelli che mi seguono, vi auguro una buona giornata. Ciao!